sufficientemente capaci di comprendere che cosa sta accadendo. Io credo che noi dobbiamo parlare di risparmi in politica, dobbiamo risultare onesti, dobbiamo risultare coerenti, dobbiamo essere in grado di mettere in campo delle politiche che si giustifichino e fare delle scelte come quelle ragionate di cui abbiamo parlato poc'anzi. Quello che non possiamo fare in una campagna elettorale che si sta avviando a portarci appunto alle elezioni politiche in questo Paese è quello di fare promesse che non potremo mantenere. Io non credo onestamente, Matteo Renzi, che si possa pensare di governare un Paese di oltre 60 milioni di abitanti con soli 10 ministri. Io credo che una persona come me, che in modo assolutamente francescano sta facendo queste primarie, mettendo al centro i risparmi economici, abbiamo capito cosa ha detto. Evidente il fatto che si deve risultare chiari negli intenti, ma anche nelle azioni. Grazie, ci mancherebbe. Allora, anche l'onorevole Bersani ha chiesto il diritto di replica, purtroppo quella domanda in più che vi volevo fare non è tanto una replica, ma insomma ne approfitto perché... Ovviamente stiamo sempre parlando di questa coalizione, siamo partiti da quello, quindi ritorniamo a quello. Vorrei che il grande popolo dei progressisti, che è così ampio e forse dovrà prendersi responsabilità di questo Paese, avesse ben chiaro che siamo di fronte a delle sfide eccezionali. Noi dovremmo decidere se stare in Europa, come, l'euro, non l'euro. Dovremmo decidere come riformare la nostra democrazia, se vogliamo l'uomo solo al comando o vogliamo riformare le nostre istituzioni su una salda base costituzionale, sulla Costituzione più bella del mondo. Dovremmo quindi sostenere un impegno democratico. Non stiamo chiusi con la testa. Cerchiamo di non essere settari. Io non lo so come risponderanno gli altri, perché ci saranno i nostri paletti, no? Ho detto, io sono per fare le unioni gay come le hanno in Germania, qui non si discute. Però non mi metto chiuso in casa, perché i problemi sono troppo grossi e io a Berlusconi, alla Lega e al populismo non voglio regalare nessuno. Grazie, questa è la mia idea. Allora, siamo arrivati all'appello finale. Ciascuno di voi avrà diritto a 1:30. Prima però... Per un attimo vi levo questo stress del cronometro che avete seguito abbastanza bene fino adesso. E allora vi chiedo, e devo ripartire da Bersani, velocemente, se volete, mi fate due nomi del vostro pantheon di sinistra o di centrosinistra, figure politiche, figure storiche a cui voi fate riferimento. Bersani, senza tempo, due nomi. Papa Giovanni. Perché, poi devo spiegare perché però. Perché molto riusciva a cambiare le cose rassicurando, cambiava nel profondo ma non spaventava nessuno. Grazie Bersani. Tabacci, nel suo pantheon di centrosinistra, due nomi? Alcide De Gasperi e Giovanni Marcora. Grazie. Laura Puppato. E io Tina Anselmi e Nilde Iotti. Grazie. Sindaco Renzi. Nelson Mandela e Lina, 29 anni, blogger tunisina che sta combattendo per i diritti delle donne in Tunisia dopo aver combattuto contro la dittatura di Ben Ali attraverso il suo computer. Grazie Renzi. Niki Vendola. Un uomo che molto più di tanti politici è riuscito a indagare temi delicatissimi come la fecondazione assistita, il testamento biologico, i diritti delle coppie di fatto, con una delicatezza e un rispetto straordinario. È un uomo che ci manca molto, il cardinale Carlo Maria Martini. Grazie Vendola. Allora, è il momento dell'appello finale. Ognuno di voi ha 1:30. Ripartiamo dall'onorevole Bersani. Scusate, ho sbagliato il turno, mi segnalano dalla regia, era Tabacci perché Bersani ha risposto all'ultima. Dunque, ripartiamo da Tabacci, finiremo con Bersani. Allora, onorevole Tabacci, dica qualcosa di centrosinistra. Questa era una battuta scontata, ma la dovevo fare. A 1:30, prego, il suo appello finale. In questo caso, ovviamente, non vi interromperò. Mi pare di aver detto delle cose molto di centrosinistra, quindi... ma io penso che la prudenza con cui Bersani ha affrontato il discorso precedente sia giusta. Io non voglio che si riproponga lo schema della gioiosa macchina da guerra che nel 94 ha fatto sorgere il fenomeno Berlusconi, né penso che la litigiosità della coalizione debba portare alla chiusura anticipata, così come è accaduto nel 96 e nel 2006, delle due esperienze di Romano Prodi.
Io non penso che si debba costruire una coalizione litigiosa, ma una coalizione che ha in testa di servire il Paese. Per questo sono qui e io credo in questa operazione. Per queste ragioni non ho un appello da rivolgere perché votino per me. Ho un appello da rivolgere perché votino per questa operazione politica. Perché questa operazione politica è carica di speranza per il Paese. Io ci credo, penso che qui ci siano gli uomini e le donne che sono in grado di caricarsi sul Paese un fardello, perché questo Paese è di fronte ad una crisi morale ed etica di profondità gigantesca ed è necessario farlo con l'esempio, con la serietà, con la competenza e con la professionalità. Penso che questa operazione politica abbia tutte queste caratteristiche. Grazie onorevole Tabacci. L'appello finale del candidato alle primarie del centro-sinistra, Laura Puppato. Sì, io invece vorrei chiedervi il voto perché questo Paese è 65 anni che non considera possibile che alle massime cariche dello Stato ci sia una figura femminile, ma non lo farò. Non lo farò per questo, lo farò perché in realtà quello che io sto cercando di rappresentare in questa campagna delle primarie, partita per me tardi, ma importante per le ragioni che diceva Bruno Tabacci, perché dobbiamo far conoscere un'altra idea di paese, è possibile se c'è una politica buona che la governa, ecco, è proprio un'altra idea di mondo. E credo che il mondo che vorrei trasmettere, che vorrei proporre al mio paese, sia un mondo in cui i giovani non siano costretti a emigrare, sia un mondo in cui le donne non siano costrette a scegliere tra maternità e lavoro, sia un mondo in cui le persone anziane siano tenute in considerazione, non siano messe ai margini, soprattutto del welfare. Vorrei un mondo in cui i cittadini e le imprese non siano costretti a chiedere per favore ciò che è un loro diritto e tutto sia assolutamente trasparente, in grado di essere, come dire, a loro funzionale, perché noi siamo i loro, i vostri dipendenti pubblici. Vi chiedo il voto perché la mia storia parla per me, è una storia di coraggio, di concretezza, di persona che nelle istituzioni ha lavorato con serietà. Credo che le azioni determinate e coraggiose siano fondamentali perché, come diceva Gandhi, le perle sono false se non si traducono in azioni i pensieri. Ecco, il pensiero tradotto in azione è un'azione positiva per un cambiamento di un paese che ci vuole. Grazie Laura Puppato. Sindaco Renzi, il suo appello finale, ci dica anche lei qualcosa di sinistra o di centrosinistra. Mi permetto di dire che intanto sono emozionato e felice perché quando abbiamo iniziato la battaglia perché si facessero le primarie, in tanti ci dicevano sarà una rissa, sarà uno scontro, sarà una competizione dura. Invece anche stasera abbiamo visto che abbiamo cercato di ascoltarci e di dire ciascuno la propria. Abbiamo dimostrato in queste settimane che si possono riempire tutti i teatri, le piazze, i luoghi di ascolto. Ecco, le primarie fanno bene alla politica e fanno bene al centro-sinistra. Allora io mi avvicino un po' in punta dei piedi alla fase finale di questa campagna elettorale. Ho 37 anni, sono un ragazzo fortunato perché sto in una città straordinaria. Sono fortunato perché credo che la politica sia una cosa bella e non mi hanno educato a vivere con astio e con rancore il servizio alla cosa pubblica. Oggi se ci siamo messi in gioco è perché pensiamo di rappresentare non soltanto una speranza, ma il desiderio di portare il futuro dentro la discussione italiana. In questi anni il futuro è stato considerato come una pattumiera. Ci abbiamo buttato il debito pubblico, ci abbiamo buttato le scelte che non volevamo fare, le aziende che non volevamo, di cui non volevamo discutere. Oggi si tratta di riprenderci il futuro. Io penso che sia di sinistra dire che il futuro può essere vissuto come un piacere, come una sfida, con coraggio, con entusiasmo. E allora io lo faccio pensando ai miei tre figli, Francesco 11 anni, che è un sostenitore, l'ho sempre detto, di Pierluigi, perché ha detto io babbo non voglio che tu vada via, quindi ha detto voto Bersani. Gli ho fatto guarda, anche se cambia le regole non ti fa votare, stai tranquillo. Per Emanuele che ha 9 anni e per Esther che ha 6 anni sogno che pensino che il loro babbo insieme a tanti altri pensa che la politica sia una cosa bella per cui vale la pena dedicare del tempo. Grazie Matteo Renzi. Niki Vendola, il suo appello finale. Vedo il mio paese sprofondare in queste ore nel fango, ma lo vedo anche sprofondare nel fango della corruzione, del cinismo, della volgarità. Penso a quei soggetti invisibili di cui la politica talvolta non si occupa, penso alle galere sovraffollate,
ai detenuti considerati dei rifiuti da buttare in discarica. Penso alle persone con disabilità che rischiano di essere prigioniere di questi tagli feroci che mettono in discussione il welfare. Penso che in Italia si è inventata una parola nuova, femminicidio, per dire che siamo alla 102esima donna uccisa dal suo maschio proprietario. Penso che quelli che si seppelliscono nelle viscere della terra per gridare il dolore della perdita del lavoro, penso che dicano di una solitudine gigantesca, di un paese che è regredito dal punto di vista dei suoi diritti sociali e dei suoi diritti di libertà. E penso che vorrei un'Italia migliore, più pulita, più bella, più gentile, più rispettosa. Non voglio solo una coalizione che vinca le elezioni. Voglio una sinistra che ricostruisca un vocabolario, che restituisca un'anima civile a questo paese, che ci liberi dall'ipocrisia di regime, da 20 anni di berlusconismo e che consenta ai più giovani di aprire le porte per poter guardare un orizzonte di futuro. Questo io voglio. Per me, che sono stato in tutta la mia vita una acchiappanuvole, oggi vorrei, ma ho governato per 8 anni una grande regione del sud, oggi vorrei guardare e sognare a occhi aperti un'Italia davvero migliore. Grazie Michi Vendola. L'appello finale del segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani. Ma credo che molti sappiano che io ho creduto e credo fortemente a queste nostre primarie, queste primarie aperte. E queste primarie stanno facendo bene a noi, ma al Paese, che assieme a tutti questi compagni di viaggio, a tutti quelli che sono fuori, stiamo avvicinando i cittadini alla politica, alle istituzioni. Il distacco è grande, c'è rabbia, frustrazione, disagio, però con la rabbia sola e l'indignazione non si possono risolvere i problemi che ha davanti l'Italia. Ci vuole un governo serio, forte, e però anche un governo senza cambiamento non risolverebbe. Quindi ci vuole un cambiamento forte. Io posso solo dire che dove sono stato un po' le cose le ho cambiate, non le lasciate mai come erano quando le ho trovate. E quindi sotto le parole moralità e lavoro ci sarà un programma, ci sarà un'iniziativa utile al Paese. Però una cosa va cambiata subito, secondo me, prima ancora di avere un nuovo governo, già durante queste elezioni. Il linguaggio. Noi abbiamo alle spalle la fabbrica delle illusioni, una comunicazione senza verità, lanciata lì per anni. Basta, basta. Se tocca a me, l'ho già detto, lo ripeto, io dirò agli italiani, non vi chiedo di piacervi, vi chiedo di credermi, perché cercherò di dire le cose come sono e tutti assieme ne usciremo, con semplicità e con verità. Grazie al segretario della PD Bersani, grazie ovviamente a tutti voi. Ovviamente come Sky TG24 vi ringrazio ancora una volta per aver partecipato a questo dibattito e ci auguriamo anche che coloro che vorranno partecipare alle primarie del centrodestra accolgano il nostro invito, lo stesso invito per partecipare ad un dibattito come voi. C'è un piccolo finale, a proposito di buste, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che è qui con noi, vorrebbe consegnare questa lettera a tutti e 5 i candidati. Sindaco. Sì, è una lettera in cui, con la quale voglio ringraziarvi per quello che oggi ci avete donato e soprattutto invitarvi a Milano subito dopo le primarie per ripartire insieme e per fare la grande cavalcata per dare al Paese un futuro migliore. Come voi avete detto, e di questo vi ringrazio, perché oggi qualcheduno temeva gli scontri, invece c'è stato un incontro che ci ha rafforzato tutti. Grazie e grazie anche a Sky. Grazie sindaco, e adesso appunto potrà consegnare queste lettere. Grazie a tutti voi per averci seguito. Tra pochissimo vi ricordo il post confronto in studio da Roma via Salaria insieme a Massimo Leoni, così come vi ricordo anche il fact checking da parte dell'Università di Tor Vergata. Non vi ho fatto l'ultima domanda, ma immagino che la risposta sia